Allora, il tema che mi ha fatto segnare è quello del concorso della relazione di IT nel mondo online. Tema che in realtà presenta anche qualche difficoltà, perché è un tema che coinvolge una serie di stakeholder, una serie di soggetti a cui per diversi motivi mi sono trovato vicino dal punto di vista professionale negli ultimi anni, e quindi rischierei di dire delle cose nella maggiore delle ipotesi troppo astratte o nella peggiore un po' di parte. Quindi ho pensato che l'unico modo di affrontare con qualche profitto questo tema oggi fosse quello appunto di vestire il cappello di presidente di AIP e provare prima di tutto a raccontarvi perché AIP oggi forse può dire qualcosa su questo tema. Come ci ha ricordato Mario Pisapia, la nostra associazione si occupa di armonizzazione dei diritti e ogni anno studia almeno quattro temi delle varie branche del diritto della proprietà intellettuale. Bene, tra i temi studiati quest'anno, che sono proprio qui in una discussione che è stata adottata dal congresso di Cancun pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, abbiamo proprio il tema della responsabilità durante le attività for IT infringement, dove si trattavano anche temi diversi, ma dove il tema della responsabilità di colui che partecipa all'illecito ha giocato un ruolo importante. E tra poco vi dirò anche qual è stata la risoluzione che è stata il frutto della sintesi delle esperienze nazionali, perché le risoluzioni sono il frutto appunto di un confronto tra i vari paesi, e tra questi paesi ha giocato, per dire, con un ruolo importante nostro, l'Italia. Tant'è che l'Italia si è dedicata, l'italiano si è dedicata l'anno passato proprio a studiare questo tema, e ha ritenuto che fosse così importante che ha dedicato l'assemblea del 3 marzo di quest'anno, del 2018, proprio al tema del concorso nella relazione dei diritti di proprietà intellettuale, raccogliendo sia i risultati del gruppo di lavoro, ma anche gli apporti di alcuni studiosi che ci hanno arricchito la nostra analisi, e in particolare il rapporto del professor Covo e Simona Ravelli, che parlerà più tardi, e che ci hanno aiutato a prendere una posizione. Per quanto riguarda l'italiana, c'è il programma. Passiamo prima a quella di AIP internazionale, che vedete raffigurata nella sua impostazione centrale delle spalle e che potrete recuperare a quel link poco maneggevole che ho riportato nella parte iniziale del slide. La posizione di AIP ha ripreso la risoluzione di AIP, ha ripreso della semplicità e linearità. Tendenzialmente ritiene che tutti i comportamenti che in qualche misura vanno a contribuire alla contraffazione, bene o male si prestano a essere considerati di contraffazione essi stessi. E prosegue anche dicendo che questo è vero anche quando questi comportamenti avvengono in giurisdizioni diverse, quindi un approccio di quanto più possibile ampio alla questione di contraffazione che viene appuntata su tutti i singoli comportamenti, e poi passa, anche qualcosa su cui ci concentriamo più oggi, anche per pochi di tempo, a occuparsi anche del tema dei rimedi e in particolare del risarcimento del danno. Questo stesso tipo di approccio veniva disegnato, anche se non adottato con una linearità e assolutezza come quella che vediamo nei lavori dei anche nei lavori che sono stati presentati alla serie del 2018, in particolare dal professor Covo, che aveva benissimo evidenziato come il tema del contributo del concorso dell'illecito sia una delle opzioni per sanzionare dei comportamenti che si ritiene debbano essere sanzionati, o nei confronti dei quali si esiste un bisogno di tutela. Bisogno di tutela che può essere soddisfatto o per via interna, ampliando la nozione di contraffazione, facendo entrare questi comportamenti tra quelli che di per sé costituiscono un'interferenza con i diritti esclusivi, oppure facendo ricorso alla soluzione esterna
per esempio dopo la nozione di concorso abbiamo visto che AIPA internazionale ha scelto con forza la prima strada, a me sembra che questa strada sia anche quella che potrà distinguere le influenze della Commissione della Corte di Giustizia, che ha ritenuto ampliare, se vogliamo, la nozione di contraffazione, la nozione di comportamenti rilevanti ai fini del cercamento della contraffazione, per farli rientrare, lasciando invece anche i diritti nazionali, come dovrebbe essere quello italiano, l'uso di strumenti e di strumenti e istituti diversi come quello appunto del concorso che è quello praticato più dai diritti nazionali. Tutto questo in uno schema che non vede le due opzioni o le due soluzioni contrapposte alternative in maniera definitiva, ma con uno scambio a volte fruttuoso che fa sì che determinati comportamenti che inizialmente possono venire rilievo dal punto di vista del concorso, col proseguire dell'analisi, come di altro lato forse con l'evoluzione del mercato, possono poi divenire invece parte della fattispecie illecita. Tutto questo perché esiste l'esigenza di tutela a cui o vuoi l'ampliamento della nozione del concorso, vuoi l'ampliamento della nozione di contrattazione, vuoi rispondere. E nella fase di spalle ho provato a riassumere sulla base appunto degli studi che menzionavo prima e un po' dell'analisi della giurisprudenza, quali sono le esigenze da cui questa risposta appunto vuole rimediare in qualche misura. Da una parte abbiamo certi comportamenti che sono in qualche misura scriminati e nei confronti dei quali quindi a volte nasce la necessità di intervenire, quindi di rimodulare in qualche modo l'ampiezza delle scriminanti. Altre volte abbiamo delle condotte, come ho ricordato poco fa, che si collocano in più giurisdizioni, in nessuna delle quali avviene il delitto compiuto. Altre volte ancora abbiamo nella stessa giurisdizione più comportamenti, ciascuno dei quali non integra la lesione del diritto, ma i quali, visti nel loro complesso, portano al risultato di vedere il diritto. Altre volte abbiamo un tema di avere dei comportamenti che vedono coinvolti più soggetti, ma rispetto ai quali, o per alcuni dei quali, sia difficile raggiungere la prova. Ecco che diventa importante poter appuntare la nozione di contraffazione sul soggetto nei confronti del quale è più facile raccogliere la prova dell'illecito, oppure nei confronti del soggetto che si presenta più capiente dal punto di vista patrimoniale, quindi la contraffazione che in astratto può essere appuntato a più soggetti, ma solo alcuni di essi sono in grado davvero di ristorare il titolare del diritto della lesione. E tutto questo ovviamente deve anche fare i conti con la necessità di una reazione sufficientemente tempestiva, perché è stato ricordato anche all'inizio nella parte introduttiva, ci muoviamo in un mondo di nuove tecnologie, di nuove esigenze e con un'accelerazione molto marcata a cui non sempre corrisponde un'accelerazione tanto marcata da parte degli strumenti di tutela. Bene, tutte queste esigenze si stagliano su uno sfondo che ritroviamo in numerose norme, in numerosi elementi legislativi e in numerose sentenze, io ho ricordato una che è del cane, che ci dice qualcosa, a mio parere, di molto importante, perché ci dice non solo che è necessario prevedere una tutela nei confronti dell'illecito, ma ci parla anche della necessità dell'efficacia di questa tutela, arrivando addirittura a dirci che la tutela deve addirittura prevenire l'illecito. Cioè non basta il normale approccio di prevedere l'illecità di un comportamento e sanzionarlo. Quello che si vuole ottenere l'esigenza va prima, si prevede che un comportamento sia illecito, lo si sanziona, ma la sanzione deve essere così dissuasiva, anzi più che dissuasiva, deve andare nel senso dell'impedire gli illeciti. Quindi ci allontaniamo dallo schema a cui abbiamo classico e andiamo verso qualcosa di più, un'esigenza di tutela quindi posta in maniera particolarmente forte. Tanto che
ci confrontiamo oggi, ne sentiremo parlare molto meglio, tant'è che dei temi di questa slide parlerò poco, perché parleranno meglio di me altri dopo di me. Ci confrontiamo comunque con degli strumenti di tutela che non sono quelli standard della responsabilità piena. Tant'è che sentirete parlare poi di come dei genitori, a loro di cessare un comportamento, probabilmente non basta più e devono intervenire gli ordini di oscuramento, che sentiremo parlare molto, i quali scontano anche un problema di conformazione, perché l'ordine che prende le mosse da un contenuto illecito, per dire in maniera un po' semplificata, si appunta poi sul modo di identificare questo contenuto, che cambia ovviamente dal punto di vista tecnico, se ci poniamo nei confronti di un ordine di misuramento rivolto solo verso gli MS piuttosto che verso gli indirizzi IP, con il tema che qua vengono a quell'esigenza di reazione tempestiva di fronte a condotte che tempestivamente cambiano per sfuggire la sanzione, la necessità per esempio di poter modificare in corsa l'oggetto dell'ordine di oscuramento, che ha portato la conseguenza per esempio del Tribunale di Milano, ma non solo, alle dynamic injunction che consentono di modificare la loro portata, il loro formalmente il contenuto, purché rimanga ovviamente la medesima violazione. Ma di questo sentirete parlare meglio. Di certo oggi abbiamo delle esigenze di tutela che vengono poste in maniera forte, abbiamo degli strumenti che vorrebbero veramente dare delle risposte altrettanto forti, molto declinati anche dal punto di vista della tecnologia. E tutto questo con una scelta, a mio parere, abbastanza netta, che vede il sistema del concorso lasciato sullo sfondo, perché la condotta lesiva, la nozione di condotta lesiva viene ampliata e che si sta incamminando probabilmente anche non solo verso una tutela inibitoria o di blocco o con il diritto di occupare di cui ho parlato prima, ma che va a seguire un po' il dato economico, e si propone anche proprio il report dell'IPI che menzionavo prima, quello di Italia, e ricordava il centro di giurisprudenza che va anche a sanzionare dal punto di vista economico dei soggetti che hanno avuto un ruolo che potrebbe essere di concorso nella contraffazione, ma che non è quello del totale, perché è quello di contraffazione in senso stretto. E l'attenzione al dato economico ci porta forse anche a guardare questa evoluzione dal punto di vista non solo di oggi o di quelle che sono le risposte che abbiamo oggi, ma provare a collocare queste risposte in un trend di evoluzione. Perché la tecnologia o determinati settori si evolvono e le risposte che possono essere corrette in un certo momento lo possono essere meno in altri momenti e contribuiscono ad allargare l'evoluzione del settore. Se voi vi soffermate sull'evoluzione che ha avuto la tutela dei diritti sui programmi per il lavoratore con cui ho particolarmente a che fare, lì si è passati da una di meri di tutela, diciamo così, economici di mercato, a una progressiva tutela delle leggi del mercato, si è tutela fino ad arrivare a Dennis negli Stati Uniti, che ci dice basta, questa tutela così conformata rischia di essere un ostacolo alla ulteriore evoluzione del mercato. Bene, noi vediamo sicuramente un'evoluzione, a mio parere, sul marketing complesso e virtuoso, sia della rete sia del commercio elettronico, con determinate regole che calibravano e attribuivano la responsabilità. Probabilmente queste regole, che ne sentiremo parlare oggi, possono e devono essere ripensate, sempre nell'idea però di intervenire su qualcosa che è in divenire e che fino ad oggi, a mio parere, ha portato probabilmente più luci di nuovo. E con questo mi fermo e auguro buon lavoro a tutti. Ringrazio l'avvocato Dragotti che nella sua relazione, che
si è mantenuta perfettamente nei temi, ha affrontato temi importantissimi, non solo quello del concorso, ma anche quello della tutela preventiva e dei suoi limiti, in una prospettiva anche internazionale come nella vocazione di etica.